Viene da pensare che quel pezzo di carta, quel cartoncino, quel libretto è stato nelle mani ed è stato sul tavolo in momenti importanti della storia e con i più grandi personaggi della storia che gli stavano intorno. Quindi io sento il fascino del menù. E naturalmente c'è anche il contenuto gastronomico che per noi dell'Accademia è particolarmente importante. Io ho i menù che vanno dall'inaugurazione del canale di Suez a quello del canale di Panama. Ho i menù di tutti i sovrani che hanno regnato o che stanno regnando, dal re di Hannover che non regna più dal 1866 al re di Tonga tuttora felicemente regnante nell'Oceano Pacifico. Sono seduti a tavola lo zar e il Kaiser Guglielmo II, la prima portata del menù è consommé alla Garibaldi. Quindi per me che l'eroe dei due mondi fosse citato nella tavola di due imperatori è una cosa che mi ha fatto enormemente piacere. Il menù più antico che ho è considerato quello del 1803. E posso dire anche una cosa, ho un menù di Venerdì Santo dell'abate di un convento benedettino che recita così, Venerdì Santo, orazione, pane, acqua, benedizione. Per quello che riguarda i presidenti della Repubblica, quello che mangiava di meno e senza nessuna particolare attrazione per il cibo è stato Oscar Luigi Scalfaro, su questo non ci piove. Il presidente Ciampi era decisamente sobrio, mangiava molto poco, però comunque gli piaceva mangiare bene. Il presidente Napolitano invece può essere decisamente definito un gourmet. Voi avete sentito che lui ha instaurato l'abitudine di fare creare ogni settimana un piatto nuovo al suo staff di cucina e decide se inserirlo stabilmente nei menù del Quirinale oppure no. Mi sembra molto interessante questa curiosità di un presidente che vuole mettere alla prova il suo stato di cucina ogni settimana con un piatto nuovo. Per molti e molti decenni i Savoia non includevano vini italiani nei loro pranzi ufficiali, il che è indubbiamente abbastanza singolare perché ad esempio il Barolo c'ha un'antica fama. Soltanto alla fine dell'Ottocento cominciano a comparire i menù italiani, ma sempre abbastanza raramente. Invece con gli ultimi presidenti della Repubblica, e anche direi con tutti i presidenti della Repubblica, salvo qualche rarissima eccezione che mi può sfuggire, i vini sono solo ed esclusivamente italiani, come sacrosanto che sia. Interessato vedere un po' la personalità dei vari presidenti, anche nella loro frugalità. Ad esempio mi raccontava il capo servizio Sala che il precedente presidente Ciampi amava mangiare cose semplicissime, ancora più semplici Scalfaro che addirittura mangiava la carne arrostita senza neanche condimento, così come il pesce. Gli altri presidenti non c'è una grande caratterizzazione da questo punto di vista, se non forse mi viene in mente Leone, che avendo una famiglia vivace intorno e facendo molte feste e molti ricevimenti, era un presidente, grazie soprattutto anche alla moglie Vittoria, era molto attenta anche alla qualità del ricevimento e dell'offerta gastronomica. Una cosa che cita Leonardo Visconti di Modrone nell'episodio della Sacher, no? Che la fortuna della pasticceria Sacher a Vienna è dovuta al fatto che gli ospiti di Francesco Giuseppe uscivano da palazzo ancora affamati e si consolavano con la pasticceria Sacher. Visconti di Modrone dice: non mi risulta che intorno al Quirinale ci siano pasticcerie o ristoranti, quindi vuol dire che al Quirinale si mangia bene. Ecco.
e ho visto come la cucina si riconferma specchio di una società. Ogni società si manifesta anche attraverso la cucina in modo inconscio. Ad esempio, in questo libro vediamo il passaggio da una cucina prevalentemente francese di Savoia a una cucina semi più italiana. Vediamo il passaggio della lingua, dal francese all'italiano. Vediamo l'alleggerimento dei menù. 10, 12 portate, 4, 3 portate adesso. Vediamo la scomparsa, ad esempio, di piatti, virgolette, forti. La selvaggina, i patè, le cose pesanti, a favore invece di piatti più leggeri, più sottili, più raffinati. Quindi vediamo proprio uno specchio della società che cambia.